Santini, Fisascat Roma e CISL di Roma. Oggi vogliamo denunciare un'anomalia che si sta verificando in un appalto del Comune di Roma, per cui parliamo di commesse pubbliche, con la Roma Multiservizi che è partecipata al 51% da AMA. In questo cambio di appalto abbiamo una grandissima preoccupazione per la tenuta dei livelli occupazionali. Dobbiamo specificare che la Multiservizi gestisce in Global Service tutte le scuole materne, asili nido ed elementari del Comune di Roma, sono circa 280, con una gara che non presenta tutte le caratteristiche di un cambio appalto che possa denotare una sicurezza per il mantenimento dei livelli occupazionali. In effetti c'è una clausola sociale che non è cogente come il sindacato si aspetta, ha delle maglie larghe che noi vorremmo sicuramente restringere per far sì che vengano mantenuti i livelli salariali ed occupazionali di circa 2600 lavoratori che portano a casa mediamente uno stipendio pari a circa 600 euro al mese, che di per sé è già al limite della sopravvivenza. Non possiamo certo sostenere questa situazione, che per noi diventa una vertenza nazionale, perché complessivamente interessa circa 2500 persone. Stiamo facendo pressioni sia sul Comune di Roma che sulla parte governativa per far sì che questa gara venga in qualche modo rimodulata o rivista. Ci sono delle novità? Abbiamo delle novità purtroppo non buone. Abbiamo avuto ieri sera un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti, che si è elegantemente sfilato dicendo che il Comune di Roma, essendo un ente locale e ha una sua autonomia, può bandire gare e il governo non ha alcuna intenzione di intromettersi né di sospenderla né di annullarla. Noi in verità non chiedevamo né la sospensione né l'annullamento. Chiedevamo in primis che magari fosse applicata, ove possibile, la 147, cioè il passaggio tra infraaziende partecipate pubbliche. Questo ci dicono non è possibile perché c'è anche un socio privato che è al 49% manuta in cotto, però AMA che è al 51% poteva a nostro avviso con una gara a doppio oggetto valorizzare le quote dei multiservizi, visto che a Roma c'è un piano di rientro che è il Roma Salva Roma, che sta facendo, come si dice, alcuni morti e feriti lasciando in giro con le restrizioni che ci sono. Si poteva benissimo vendere le quote di Roma Multiservizi una volta valorizzata e il Comune avrebbe sicuramente preso più di quanto venderebbe adesso con un risparmio che si è già evinto, perché la gara vale 50 milioni l'anno per 5 anni, la gara precedente valeva 52 milioni, per cui già c'è un risparmio secco di 10 milioni l'anno che probabilmente e sicuramente andranno sulle spalle dei lavoratori, senza considerare l'ovvio ribasso di gara che faranno le aziende. Per cui noi chiediamo ancora una volta che se la gara non si ferma o non viene sospesa, ma vengono introdotte clausole ancora più cogenti per il rispetto della dignità, del salario e dell'orario del lavoro.